chi comincia? Io. Vai. Okay. Buonasera. Ciao, buonasera. Questa partita, per quanto riguarda la posizione in campionato del Napoli, avrebbe segnato comunque una conclusione al settimo posto dopo la conquista della fase a gironi dell'Europa League vincendo la Coppa Italia. Era soprattutto una prova generale per Barcellona. Com'è andata? Bene, partita vera. Primo tempo partita alla pari, sicuramente secondo tempo abbiamo fatto qualcosa più noi, ma è stata una partita vera, una partita che sicuramente da parte mia, almeno dopo non mi fatta domanda, meritavo l'espulsione, perché i toni l'abbiamo accesi anche sia noi che loro, le nostre panchine, e mi è piaciuto perché è stata una partita vera, giocata da tutte e due le squadre qualitativamente molto molto bene, ed è stata un buon test prima della partita con Barcellona. Potrebbe essere questo l'atteggiamento tattico in Catalogna, considerando che però il Napoli deve fare in ogni caso un gol. Forse da dimenticare il gol da fare? No, io penso che saranno due partite diverse, due squadre che giocano un calcio totalmente diverso. Lazio, squadra molto fisica, abbina anche tantissima qualità, e loro qualità go-go. Penso che sarà una partita diversa, ma noi non dobbiamo pensare a fare gol o non fare gol, noi dobbiamo pensare a giocare da squadra con la consapevolezza che andiamo là a giocarcela, sappiamo che dobbiamo fare un'impresa, e penso che dobbiamo arrivarci con la testa libera e riuscire ad esprimere le nostre qualità. Le preoccupazioni di serata sono nell'infortunio di Insigne, ci può dire qualcosa? Ho parlato con Lorenzo prima di venire qua, un po' preoccupato, ha sentito sto piccolo fastidio sull'adduttore, e adesso entro 48 ore farà una risonanza, un'ecografia, e vediamo se riesce a essere dalla partita o no. Un bilancio del campionato del Napoli targato Gattuso, da Ancelotti in poi? Ma penso che, se non sbaglio, abbiamo chiuso a 38 punti il girone di ritorno, sono numeri importanti, adesso lo posso dire, ma giocare 12 partite di lockdown con un obiettivo già raggiunto dopo una Coppa Italia per me non è stato assolutamente facile, perché sapevo che qualcosa per strada potevamo perdere a livello mentale, di cattiveria, di mentalità. Però alla fine i ragazzi mi hanno seguito, anche se tante partite potevamo fare meglio, ma abbiamo lasciato per strada qualcosina, ma ci stava perché fare 12 partite senza un obiettivo, andare a rompere sempre le scatole e farli stare sul pezzo ogni 3 giorni, non è stato per nulla facile. È un qualcosa che ci porteremo dentro tutti noi, sia io che il mio staff, i miei ragazzi, perché abbiamo vissuto questi 45 giorni, abbiamo fatto un altro sport, è stata molto difficile, molto faticosa, però ci rimarrà, a me specialmente mi rimarrà, perché ho capito, ma non avevo bisogno, però ho capito che non può esistere il gioco del calcio senza atmosfera. Viene a mancare troppo, viene a mancare l'adrenalina, viene a mancare quella componente che ti fa sentire vivo, e penso che bisogna fare i complimenti a tutti gli atleti che sono scesi in campo, alle persone che hanno lavorato, a gente come voi che è stato sul pezzo a far continuare la macchina. Penso che io sicuramente me lo porterò dentro per tantissimo tempo. Un ringraziamento, salutando, una considerazione: anche la Juve ha perso le ultime due partite dopo aver vinto il campionato, a riprova di quanto giusto e questo fosse, ti fa capire, fosse e questo ti fa capire cosa vuol dire rimanere collegati, rimanere sul pezzo, andare alla ricerca, perché dopo il suo sport in tante volte si deve andare alla ricerca dello stimolo, di dare sempre un qualcosa in più, e quando si spegne l'interruttore dopo è un casino, non è che c'è un bottone, lo tiri su e si riaccende, no, è difficile. Chi fa sport, chi ha giocato a calcio, sa che stare sul pezzo e avere una mentalità non è facile. Grazie ancora. Un abbraccio. Ti saluto soltanto, non ti chiedo di Messi come lo marchi, perché potresti marcarlo anche tu, o no? No, io nei sogni posso marcare Messi, oppure metto Napoli-Barcellona, accendo la PlayStation di mio figlio e provo al marcarlo là, quando indossavo la maglia del Milan, quando giocavo nel Milan, con 10-15 kg in meno.
Un abbraccio. Ti abbraccio a te. Ciao, grazie. Ciao.